sono qua. Oggi abbiamo chiamato questa conferenza stampa per parlare degli scandalosi fatti di ieri. Iniziamo proprio col parlare del fatto che siamo qua, adesso siamo in via Accademia, dietro di noi abbiamo la Celere, abbiamo una città completamente blindata, abbiamo un... cazzo. Abbiamo un idrante dietro di noi. Partiamo da qui proprio per il fatto che ieri un corteo di centinaia di studenti è stato bloccato in quattro vie dietro l'università di Palazzo Nuovo e non gli è stato minimamente permesso di arrivare qui, dove c'era già un blocco degli attivisti di Extinction Rebellion che avevano già occupato il tetto di fronte all'NH Hotel per denunciare l'ipocrisia e lo schifo di questa città e di questi grandi sette che sono venuti a banchettare nella nostra città. Possiamo notare anche che in questi giorni la nostra città è completamente militarizzata, proprio per fare i comodi di questi grandi sette a discapito di tutti quelli che sono i veri cittadini di questa città, noi studenti, ma come tutte le persone che sono qua adesso e tutti i cittadini di questa città che sono stati ampiamente inabilitati a passare, a camminare, ad attraversare la propria città. Un corteo di studenti che è stato violentemente manganellato. Già tante volte abbiamo sentito di Torino come un polo della repressione, un polo della violenza. L'abbiamo visto tante volte in questi anni, anche solo in questo anno e negli ultimi mesi. Ma sicuramente la violenza di ieri è andata oltre ogni limite, oltre l'uso sproporzionato dei manganelli sugli studenti, anche molti di loro minorenni, è stato usato anche l'idrante e anche diversi lacrimogeni che sono stati lanciati proprio in faccia anche a degli studenti, che sono stati lanciati ad altezza uomo, cosa che è estremamente illegale per la nostra Costituzione, e che sono stati lanciati in mezzo alle vie della nostra città. Siamo qui anche in tanti a parlare proprio per rompere questa propaganda di destra, dei giornali, che mette sempre a Skatasuna come una regia terroristica, come una regia calata dall'alto. Noi siamo gli studenti di questa città, noi siamo la voce di questa città, non abbiamo bisogno di cappelli. A Skatasuna, come tante altre realtà, come realtà che adesso parleranno, è solo una parte di un movimento molto più grande che ha deciso di non stare a queste leggi che ci vogliono zitti e fermi nella nostra città e che ha semplicemente deciso di muoversi e di arrabbiarsi contro un sistema che continua a reprimere la nostra voce come giovani. Quindi ora passo subito la parola a Bea. Ciao a tutte e tutti e tutto. Io faccio parte di Studenti Indipendenti e anche noi ieri abbiamo aderito appunto alla chiamata e alla piazza che è partita da Palazzo Nuovo, uno dei luoghi che attraversiamo quotidianamente in quanto studenti, in quanto giovani. Universitari. Le violenze che abbiamo visto ieri, sicuramente i video sono la prova più esplicativa e non c'è forse nemmeno troppo bisogno di stare a disquisire più di tanto su quella che è stata la violenza sui nostri corpi agita in prima persona dalle forze dell'ordine per proteggere chi però questa violenza, però moltiplicata per almeno mille volte, agisce indisturbata in tutto il mondo, perché le cariche di ieri rappresentano forse un millesimo della violenza che in tutto il mondo viene agita. E ieri noi infatti eravamo a denunciare questo, eravamo a denunciare chi quella violenza la porta avanti indisturbato, e cioè sono quelle persone, quei sette grandi che rappresentano queste sette grandi istituzioni che portano avanti genocidi, ecocidi, femminicidi. Per noi questo poi è il punto importante da portare e che portiamo oggi qua, che porteremo domani in piazza e che porteremo ogni giorno,
È appena passato il 25 aprile e ci siamo tutte e tutte spesi in molte parole su quanto il 25 aprile non sia una ricorrenza. Abbiamo parlato di censura, di Stato, abbiamo parlato di violenza in varie forme, però anche questo resistere in qualche forma e misura, e anche forse l'esplicitazione, cioè molto più esplicito forse che i cortei che facciamo commemorativi, nonostante siano assolutamente importanti e fondamentali, ma il ricordo della resistenza è assolutamente vuoto se non vive in noi e vive quotidianamente. E ieri questo è stato semplicemente i giovani, perché ieri c'erano le persone giovani in piazza, lo hanno ribadito: noi ministri noi vogliamo, noi chi rappresenta un sistema che ci uccide, ci umilia e ci letteralmente affama, non li vogliamo in questa città, non li vorremmo ovunque, ma noi partiamo da qui chiaramente. E sì, insomma, un po' questo. Ciao a tutte e tutti, io sono una studentessa di un liceo di Torino e ieri, come molti altri studenti, come molti altri miei compagni, abbiamo deciso di scendere anche noi in piazza per manifestare il nostro dissenso verso questi 7 ministri che si erano riuniti qua a Torino. Siamo venuti in piazza e ci siamo ritrovati una città completamente blindata, in cui non riuscivamo a passare per le vie della nostra città, in cui la nostra voce faceva così tanta paura da suscitare una repressione così violenta anche nei nostri confronti. Ragazzi giovanissimi sono stati colpiti, un mio compagno di scuola minorenne è stato colpito da un fumogeno, da un lacrimogeno in faccia, ed è andato subito all'ospedale, adesso dovrà essere operato. Anche molti altri, una decina di persone sono state colpite. Questa cosa è assolutamente inaccettabile e sicuramente non ci dissuaderà da continuare a portare questi discorsi dentro le nostre scuole, a continuare a parlarne anche come studenti, perché proprio da qui, che dalle scuole, da cui ci dobbiamo coscientizzare su questi argomenti e anche continuare a portare il nostro dissenso nei confronti delle persone che queste violenze le perpetuano ogni giorno, che sia in piazza sui nostri corpi o che sia attraverso riforme o nuove leggi. Quest'anno siamo scesi più volte in piazza come studenti e lo abbiamo continuato a fare e lo faremo anche domani al 1° maggio. E niente, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io sono Francesco di Cambiare Rotta. E anche noi ieri eravamo in piazza, abbiamo aderito alla chiamata di ieri contro la presenza dei ministri del G7 in città. Quello che è successo ieri è una repressione a livelli altissimi, che sugli studenti vediamo come succeda moltissimo in questi mesi. Ogni qualvolta gli studenti si mobilitano, ovvero quando si mobilitano in solidarietà alla Palestina, al popolo palestinese, alla sua resistenza, vengono manganellati. Ci ricordiamo anche solo esattamente una settimana fa, quando gli studenti sono scesi dalle università per andare a contestare un evento a porte chiuse al Politecnico che vedeva al suo interno partecipazioni di ministri, aziende belliche, mentre c'è un genocidio in corso, come siamo stati manganellati. Bene, è chiaro come la militarizzazione della città che abbiamo visto questi giorni in occasione del G7, la militarizzazione dell'università che veniamo ogni qualvolta ci mobilitiamo,
specialmente per la Palestina, oppure anche nelle occasioni in cui i fascisti provano a venire nei nostri luoghi, sia la normalità. Questo perché davanti a un governo che fa scelte guerrafondaie, che ci vuole portare in guerra, dalla Palestina al Mar Rosso all'Ucraina, il fronte interno deve essere assicurato, deve essere pacificato, per cui chi porta avanti delle istanze di rottura viene costantemente represso e manganellato. E questo è quello che abbiamo visto ieri, questo è quello che abbiamo visto nell'ultima settimana di mobilitazione a fianco della resistenza palestinese. Per quanto riguarda il G7 ambiente, bene, anche questo G7 rispecchia l'impegno dei nostri governi, del governo italiano compreso, di portare avanti una politica ambientale che si basa sull'estrattivismo, sullo sfruttamento, come vediamo quello che succede al largo delle coste palestinesi con le concessioni di Eni, come vediamo quello che succede col piano Mattei, per cui chi porta avanti delle istanze che denunciano queste compromissioni viene manganellato. Insomma, in piazza c'erano gli studenti universitari, studenti che non accettano che queste compromissioni accadano anche all'interno dell'università, gli accordi che si mobilitano da mesi con la Palestina, che si sono mobilitati in queste occasioni e che vogliono costituire una visione politica diversa, indipendente contro la guerra, contro la devastazione ambientale, che ormai vanno a braccetto, e quindi continueremo a mobilitarci. La repressione non ci spaventa né ci stupisce, sappiamo che stiamo colpendo dove dobbiamo colpire. Grazie. Ciao a tutte e tutti, sono Matilde di Extinction Rebellion, scusate se sono arrivata solo ora, però anche sapendo dall'ultimo sembrava a me e a tutto il mio movimento importante essere qui e per portare solidarietà, per portare la nostra voce e il nostro vissuto di questi giorni. E noi scegliamo come modalità di lotta quella della azione diretta non violenta, ma nonostante questo noi siamo in dialogo e in collaborazione con tutti i movimenti in città, come sicuramente sapete, e questo porta molto spesso a delle domande che vogliono essere delle domande scomode da parte di giornalisti, testate giornalistiche, intellettuali, così dicendo, eccetera, che sono onestamente ridicole nel trovare nel metterci in difficoltà nel provare a farci trovare una coerenza che esiste nella coerenza della totalità delle lotte e delle voci che vanno messe in campo in queste situazioni. E questo metterci in difficoltà non è dall'altra parte paragonabile a quanto non mettono in difficoltà con delle domande molto più interessanti: chi è dentro la zona rossa in questo momento, chi sta prendendo le decisioni per noi e per tantissime altre persone. Ed è per questo che è importante per noi essere qua, appunto, a portare la nostra voce in solidarietà a chi ieri stava provando a fare un corteo che doveva avvenire, in quanto è in questo momento un momento importantissimo per l'espressione del dissenso, perché è il momento in cui stanno venendo prese delle decisioni, e negare questo è negare uno Stato democratico, è negare un contesto democratico, e questo non ci può lasciare zitti, non ci può lasciare in silenzio. Io sono particolarmente grata al corteo che ieri ha provato ad arrivare al presidio che stava avvenendo in questa zona, mentre alcune persone avevano calato lo striscione dalla zona rossa, di fatto violandola, perché questo per me significa veramente l'unione delle lotte, anche in modalità diverse, anche con voci diverse, che è quello che ci serve, perché nessuna voce deve rimanere indietro, e perché soltanto insieme, soltanto come collettività, possiamo avere effettivamente il cambiamento di cui abbiamo bisogno verso uno Stato più giusto, verso una condizione più giusta, verso una transizione ecologica e sociale che sia giusta. Il prefetto negli ultimi giorni ha parlato
ha dichiarato che non ci sono zone rosse in città, probabilmente è già stata citata questa cosa, però credo che sarebbe importante ripeterlo, perché queste sono delle menzogne, perché se non c'è una zona rossa in città, allora questa città sta diventando militarizzata, perché io ieri sera ho dovuto cambiare strada più volte per tornare a casa perché non potevo passare di qua, e stamattina ho dovuto pensare come arrivare. Questo non è normale, non può essere normale, quindi ci devono essere date delle spiegazioni al riguardo. Le zone rosse ci sono state di fatto. Ieri, oltre alle violenze che abbiamo visto durante il corteo, gli attivisti che provavano a raggiungere Piazza Carlina hanno subito dei trattamenti illegittimi da parte delle forze dell'ordine, sono stati allontanati e non gli è stato permesso di rimanere lì, gli sono stati chiesti documenti in malo modo e altre attività che non possiamo vedere nuovamente in uno stato democratico. E quindi ci servono delle spiegazioni perché negare la zona rossa? Perché? Per poter poi dopo dire che loro sono bravi e tranquilli e che siamo noi quelli problematici? Non mi sembra il caso. E detto ciò, io trovo che questa negazione del prefetto dell'esistenza della zona rossa sia molto interessante se guardata negli occhi del negazionismo climatico che vediamo dall'altra parte verso quella che è l'unica zona rossa che ci dovrebbe interessare, ovvero la zona rossa climatica ed ecologica, ed è quello che stanno facendo dentro questa zona rossa, ovvero continuare ad investire nel gas, continuare ad investire nel fossile. È uscito adesso, giusto ieri, che si è trovato l'accordo per uscire dal carbone al 2035. Stiamo scherzando, cioè è imbarazzante quanto siamo in ritardo rispetto a questo, quanto le più grandi economie mondiali siano in ritardo rispetto a questo, e nel frattempo puntano il dito verso le persone vulnerabili, verso paesi vulnerabili. Questo non è accettabile, e per questo inutile a dirsi che continueremo ad infrangere ogni zona rossa nell'interesse di cercare di uscire da questa zona rossa per il clima e per la democrazia, e speriamo di continuare a farlo insieme. Grazie. Io sono Mattia, uno studente del Politecnico. Volevo ricordare come i fatti di ieri siano una continuazione di ciò che si è visto anche la settimana scorsa, a partire dal 23 aprile, giornata in cui nella mattina ci siamo abilitati contro, come si è detto, una conferenza tra ministri e rappresentanti industriali, tra cui per esempio Eni, che sul disastro palestinese fanno profitti sostanzialmente. E anche lì c'è stato un dispiego di forze dell'ordine in numeri ingiustificabili rispetto a quelli che erano gli studenti, si parlava di una cinquantina di studenti, anche lì si è vista la violenza, che è continuata anche nel pomeriggio, quando la sede del Valentino è stata aperta alle lezioni. Infatti era stato chiuso l'accesso a tutta la comunità accademica nella mattina. E nel pomeriggio alcune studentesse hanno provato ad entrare con uno striscione che richiamava, la problematica di questi accordi con le istituzioni israeliane, di cui sono responsabili gli stessi ministri che erano ospitati all'interno, e una bandiera palestinese. Dopo essere entrate nell'aula nella sala in cui si svolgeva la conferenza, sono state cacciate, venendo strattonate da forze dell'ordine in assetto antisommossa, anche prese per il collo, come si può vedere dai video. Questo ha certamente disturbato la quiete della sede universitaria. Io stesso facevo lezione, sono uscito dalla classe perché per il clamore che si sentiva. Ho visto anche studentesse emotivamente provate, perché chiaramente era uno spettacolo che non è da normalizzare. Inoltre le studentesse non potevano neanche uscire dalla sede se non avessero consegnato i documenti per essere identificate,
Dopo che sono state lasciate andare, una studentessa che aveva lezione ha avuto difficoltà a rientrare, non volevano farla rientrare. Però la comunità accademica si sta accorgendo della problematica di questi dati di guerra all'interno dell'università e infatti volevo rilanciare proprio questo pomeriggio un evento alle 17 proprio alla sede del Castello del Valentino, in cui si parlerà dei fatti di quella giornata. Perché insomma non mi sembra normalizzabile una situazione in cui veramente anche solo per entrare alla facoltà di biologia qua dietro degli studenti devono consegnare documenti per venire identificati in questo esatto momento, e chiaramente anche tutte le violenze di questi giorni, soprattutto di ieri.